non smettere di mangiare. Mamma mia, come sto? Non mi sento tanto bene, no! Dicono che è influenza! Dicono che gira! E gira! E sempre qua finisce! Sono andato pure dal dottore! Questo qua non mi ha visto, mi ha detto come va, come va, come va. Io ho detto, buono dottore, una domanda per forza, ma non vedi come sto. Pure mia nonna è andata dal dottore, questa ha visitata e gli ha dato 6 mesi di vita. Poi mia nonna non aveva i soldi per pagare la visita, gli ha dato altri 6 mesi. Mamma mia, come sto. Io sono cipolla. Mi chiamo nel cipolla perché se te pio te faccio piagne, no? Ma quando te pio? Ma non vedi come sto? L'altro giorno sono andato pure dal dentista. Sì, perché mi facevano male i denti davanti, che poi sono quelli di dietro che vengono avanti per mangiare, no? Così ho preso, mi sono svegliato, mi sono messo davanti allo specchio, t'ho preciso, t'ho caruccio, t'ho pettinato. C'ho i capelli così secchi, ma così secchi che i pitocchi mi vanno in giro con la boraccia. C'ho le gambe così magre che per far vedere che c'è il ginocchio io ho dovuto far nodo. Insomma, t'apre la porta di casa, sono uscito fuori. Sul pianerottolo non ti incontro il facciolo, un amico mio seduto su un gradino che piangeva di rotto. Io ho fatto, che hai fatto, facciolo? Perché sta a piangere? Mi guarda, mi fa, sta zitta, cipo. Ho speso più di 3.000 euro per rifare tutti i vetri delle finestre di casa e poi mi sono accorto che c'è una crepa su occhiali. Ho fatto sei un fenomeno. E il facciolo è proprio il numero uno. Pensate che l'ultima volta che andate al cinema a letto vi ha dato ai minori dei 18, si è ripresentato con 17 amici, è un fenomeno. Insomma, apre il portone di casa. Esco fuori, non te vedo un Ferrari Station Wagon. E non te vedo, no, grazie, ne esiste. Difatti era un 500 tutto viola. Ho detto, a me di questi hanno messo in rota una prugna. Oh. Mi sono avvicinato, c'era lo sportello aperto, il motore acceso, ho preso su entrata e me ne sono andato. C'è stato uno che mi è corso appresso per 200 metri, taglia che gesticolava. Ah, ma io non do passaggio a nessuno con questi ladri che girano. Insomma, piano piano sono arrivato sotto al palazzo del dentista. T'ho preciso, t'ho caruccio, t'ho pettinato. Mi si avvicina uno, mi fa, dice, cibo, che c'ha un euro per un panino? E io gli ho detto, sì, ma prima fammi vedere il panino, chicco, quando vai, oh. Insomma, mi sono sintonizzato sul pulsantino del citofono. Ho aperto le mani, mi sono guardato i diti, poi ho detto, chi è che sa, sente? È partito l'indice a una piotta, boh! Ho detto, a chi, codè, la roba abita un altro, ma fare casino, no? Al citofono mi hanno risposto, settimo piano. Io ho detto, piano sì, e chi cura, ma non vedi come sto? Insomma, mi hanno aperto il portone, sono entrato dentro. T'ho preciso, t'ho caruccio, t'ho pettinato, che c'eri pure te, Lele? Non stavi sotto la scala, mica t'avevo vista. Ho guardato l'orologio, ero nei 9, capirei, c'aveva appuntamento ai 9:30, puntuale! Sono arrivato dal dentista all'1:15, sono stato più di 4 ore a cercare l'ascensore e non lo trovavo, no, grazie al cazzo c'era! Dai che suonava un pulsantino rosso e mi apriva un vecchietto. Ah! Io suonavo e questo me le apriva. Io risuonavo e il vecchietto me le apriva. Così io ho guardato, lui mi ha riguardato, io ho riguardato, lui mi ha riguardato, poi ci siamo riposati. Poi ho detto, nonne, ma non te vergogna! A 80 anni ancora stai giocando all'ascensore? Questo mi guarda e mi fa, ma qua l'ascensore, ma questa è casa mia, io sono il portiere. Io ho detto, scusa chicco, senza scarpini non ti ho riconosciuto. Mamma mia, come sto?
Insomma, mi sono sintonizzato sui gradini. Sono arrivato al settimo piano, sembravo il biscione del canale 5. Non ce la facevo manca respirare. Tant'è vero che ho bussato con la forfora. Mi ha aperta la segretaria del dentista. Poi capì che spettacolo. C'era presente Claudia Schiffer? Dopo incidente col vetriolo. C'aveva la faccia tutta bucherellata. Gli ho fatto la chicca, ma che ti sta imparando? C'è la forchetta. Gli ho detto, scusa, lo studio medico, mi fa in fondo l'arco ridoio, c'è la sala, t'aspetto. Ho detto, ma che aspetti? Ma te che segno sei? Devo scarabocchio? Ma smaterializzato! Te pensa che l'anagrafe l'hanno scritta a matita? Esce fuori il dottore, mi guarda, mi fa, dice, prego Cipolla, si accomodi. Io mi sono accomodato, mi fa, se metta un portrona. Me ci sono messo, detta dottore, c'è via la residenza, ma non vedi come sto. Mi fa, apri la bocca, mi fa, sciacquata la bocca, mi sciacqua la bocca, mi fa, riapri la bocca, riapri la bocca, mi guarda, mi riguarda, poi mi fa, a Cipo, ma non lo vedi che c'ha tutti i denti fracichi? Io ho detto, grazie al cazzo, dottore, mi ha detto, sciacquata la bocca, sei un fenomeno. Mamma mia, come sto? Adesso faccio il Pony Express. L'altro giorno mi sono presentato in ufficio, tuo preciso, tuo caruccio, tuo pettinato. Mi hanno detto, dice, va a portare questa busta a Campo dei Fiori. Io ho detto, ma scusate, dove si trova? Mi fa, quando arrivi in zona, chiedi, no? Fatto ammazza che fenomeno, tutta città ha scritto te, oh. Così ho preso, sono salito a cavallo della mia bici. C'è una bici che è uno spettacolo della natura. Pensate che ci ho messo un mese per verniciarla. Sì, perché gli ho chiesto al facciolo, amico mio, gli ho fatto a facciolo. Che pennello posso usare per pitturare la bici? E il facciolo ci ha pensato, ci ha ripensato. Poi mi ha detto, ci può, usa il cinghiale. Non puoi capire che bucio da culo per mettergli la testa dentro al secchio. Dai che mi scappa per tutta casa, cinghiabbi e quando finì la bici! Mamma mia, come sto! Insomma, piano piano sono salito su la bici e mi sono camminato, piano piano. Andavo così piano che i lumache mi sgommavano vicino. I bagarozzi mi facevano i fari da dietro. Per strada non mi ferma un vigile. Io mo guardo, lui mi riguarda, io lo riguardo. Lui mi riguarda, poi se siamo riposati. Poi mi fa, au, au. Dice, ma non ti vergogni? Ma te che, oh? Dice, come te che? A 40 anni ancora va in giro con la bici che è rotelle. E beh che, oh? Mo so guardato, gli ho fatto, e parli te. A 50 anni ancora va in giro col fischietto, ma che cazzo vuoi, oh? Ma smaterializzare e fare cazzino, non sei più vigile, no? Mamma mia, come sto? Insomma, sono passato davanti a una libreria. In vetrina c'era esposto un libro con scritto Come vincere la droga. Ho preso, sono sceso dalla bici, sono entrato dentro al negozio, mi sono avvicinato alla commessa, gli ho fatto scusa, chicca, ma quanta se ne può vincere? Mamma mia, come sto? Insomma, passo davanti a un'edicola. In vetrina c'era l'articolo che mi riguardava, mi riguardava, mi riguardava. Mi si avvicina e ha fatto, ma che te guardi? Sopra c'era scritto arrestata Heidi per uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Ma ho capito perché gli sorridevano i monti e i capretti gli facevano ciao. A quella gliela passava il nonno, te lo dico io qua. Insomma, piano piano sono arrivato in zona. Ho detto, fammi prova a chiedere. Mi rigiro, t'ho visto uno, gli ho fatto, scusa chi con l'informazione. Mi si rigira, questo una bestia. Sarà stato alto 3 metri, profondo 4. C'aveva la testa così pelata, ma così pelata, che le sopracciglia si vergognano a rimanere da sole sulla fronte. Oh. Dalla bocca gli si intravedeva un dente solo. Se vede che l'altro era le magna fuori, che ne so. Su ogni dito c'aveva un brillocco, sembrava il signore degli agnelli. Oh. A posto della collana si era direttamente messo in segna dalla gioielleria.